Ciao ragazzi e bentornati con l'appuntamento settimanale di Anime News. Come al solito li superiamo i 1300 mi piace per questa serie, confido come sempre in voi ragazzi miei, sotto di like. Detto questo, come sempre non mi dilungo in futili premesse, iniziamo con le notizie utili al canale di oggi. Partiamo da Sword Art Online Alicization War of Underworld. Il primo episodio dell'arco narrativo finale di Alicization verrà trasmesso il 25 aprile. Abbiamo la data ufficiale. Quindi tra due mesetti praticamente. Inoltre usciranno un episodio speciale e un episodio recap, rispettivamente l'11 e il 18 aprile. Finalmente abbiamo la data ufficiale in cui riprenderà l'ultimo arco narrativo di SAO Alicization. Voi cosa vi aspettate da questa parte finale appunto? Da lettore della light novel vi posso solo dire che sarà qualcosa di magnifico. Come abbiamo detto nello scorso Anime News, Toaru no Reigan era stato rimandato per via del coronavirus. Ma non sapevamo ancora a che data, oggi invece ce l'abbiamo. Infatti la serie riprenderà con il settimo episodio il 28 febbraio. Stessa cosa vale per Infinite Dendogram, sospeso per via del coronavirus, riprenderà il 27 febbraio, sempre con il settimo episodio. Quindi se stavate seguendo uno di questi due anime, beh sappiate che presto ritorneranno e potrete seguirli nuovamente. Visto che in molti mi chiedono spesso e volentieri del Blu-ray di Weathering With You, sappiate che la versione in inglese uscirà il 28 settembre. Mancano ancora diversi mesi e per una versione in italiano probabilmente ancora qualcosa di più. Personalmente penso verso metà ottobre inizio novembre, indicativamente. Vedremo. Nonostante ciò so che molti di voi guardino anime in inglese, sottotitolati o dubbati che siano, per quanto il dub in inglese sia cringe alle volte. Ho deciso quindi di inserirvi qui oggi questa notizia, anche perché bene o male praticamente tutti stiamo aspettando di poterci rivedere quest'opera di Shinkai sugli schermi. Notizia carina per la saga di Fate: il terzo film di Fate Stay Night Evensville collaborerà con l'ufficio turistico di Kobe, città che ha ispirato diversi posti della città di Fuyuki, dove appunto si svolge la guerra del Santo Graal nelle main route. Per ora possiamo gustarci una saber davanti al famosissimo ponte della serie animata, ormai diventato veramente un'icona dell'anime, della Fate saga. Altre di queste immagini con Rin e Sakura verranno rivelate in seguito. Non so voi, ma quando vengono fuori collaborazioni di questo tipo, mi viene un sacco voglia di andare in Giappone solo per poter gustare il tutto in prima persona, non avete idea. Finalmente abbiamo una data di rilascio occidentale per l'attesissimo gioco di Danmachi per PS4 e Nintendo Switch, che tra l'altro per inciso comprerò assolutamente. Comunque si tratta della primavera, per ora il sito presenta la release il 29 maggio. Abbiamo inoltre anche l'immagine della Collector Edition, che se si ama Estia è un qualcosa di imperdibile probabilmente, per via del pillow. Comunque ve la lascio ora a schermo. Abbiamo anche il CD con le soundtrack originali, un artbook di 100 pagine e 6 cartoline speciali. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete intenzione di prendervi il gioco base, la collector, eccetera eccetera. È stato rivelato il secondo video teaser per il film di Psycho Pass 3. Ovviamente come al solito e come tutti i trailer li trovate linkati qua sotto in descrizione. Un film che sto aspettando davvero tanto, ho sempre adorato Psycho Pass. Spesso e volentieri mi chiedete anche dove poter vedere l'OVA di ReZero Memory Snow. Sappiate che attualmente sia disponibile sempre in inglese su Crunchyroll, tra l'altro sito che vi consiglio vivamente qualora mastichiate un po' l'inglese. Dispone di un roster di anime veramente vasto. Comunque questo OVA va davvero visto se siete fan di ReZero, quindi correte subito a guardarvelo. Il videogioco per smartphone di Konosuba vedrà il suo debutto il 27 febbraio, quindi oggi stesso. Abbiamo inoltre l'opening del gioco che ci mostra una grafica tanto differente da quella a cui siamo abituati. Ma vi dirò, sembra davvero bellissima, un character design stupendo, Aqua, Megumin, Darkness e Kazuma sono stupendi. Tolto questo, sono davvero curioso di provare questo gioco nella sua release inglese, vedremo. Il secondo titolo della saga videoludica di My Hero Academia, ovvero Once Justice 2, riceve il terzo video promozionale. Anche esso, linkato qua sotto in descrizione, aggiunge solo alcune cose a quello che bene o male abbiamo già visto. Direi che non carichi, a differenza degli altri due, tanto hype, almeno personalmente.
Crunchyroll annuncia 7 Crunchyroll Originals, tra cui l'attesissimo Tower of God e l'ultra attesissimo The God of High School. Gli altri titoli ve li lascio ora a schermo, ma sicuramente questi due sono i più interessanti e più attesi. Per quanto, anche gli altri, beh, già solo a prima vista avremo tanto, tanto, tanto di cui hyparci, decisamente. Rimanendo in tema Tower of God, è stato rilasciato il primo trailer, che trovate ovviamente linkato qua sotto. Non mi dilungo troppo su quest'ultimo perché ho già registrato la reaction che vedrete poi sul canale in questi giorni. Posso solo dire che sia uno di quegli anime il cui trailer mi ha gasato di più degli ultimi anni, probabilmente per tutta l'hype che c'è dietro, per tutto il fandom che c'è dietro, per tutto quello che sentiamo dire su Tower of God. Mi sta veramente caricando tantissimo, non vedo l'ora di potermelo vedere. Detto questo ragazzi, per oggi il video giunge al termine, spero che vi sia piaciuto e se è così vi invito a lasciare un mi piace, con un commento fatemi sapere cosa ne pensate delle notizie di oggi e vi invito infine ad iscrivervi se ancora non lo siete. Un saluto da Tia, ciao ragazzi!